Dante, nel secondo canto, tratta il tema della musica, che viene presentata in un duplice aspetto, sia come uno strumento di purificazione e di comune consolazione, sia come un elemento negativo e di ostacolo. In esito Israele d'Egitto è il verso iniziale del Salmo 113, che viene cantato dagli spiriti coralmente ed è un chiaro esempio di musica positiva. Dante suggerisce l'idea di una musica condivisa che possa offrire speranza e forza comune. Amor che nella mente mi ragiona, è ciò che inizia a intonare Casella, fermandosi in nome dell'amore che lo lega all'amico. In questo caso la musica, pur nascendo dall'amore che ancora unisce i due poeti, assume una connotazione negativa perché interrompe il processo di purificazione delle anime. Tutti sembrano essere travolti dalla bellezza dell'arte e la dolcezza dell'intonazione rende piacevole l'ascolto, lusinga e inganna, inducendo gli spiriti a fermarsi. Dante con ciò non vuole condannare la musica, ma l'arte fine a se stessa. È interessante riflettere sull'importanza che l'arte, in particolar modo la musica, ha assunto e continua ad assumere al giorno d'oggi. La musica è uno degli strumenti più potenti in grado di suscitare forti emozioni, poiché ci permette di sperimentare il sentimento del sublime, ciò che i romantici definiscono come uno stato di angoscia, che deriva dalla ricerca di una dimensione infinita, che in quanto tale è inquietante e irraggiungibile, ma che è anche, come spiega Kant, la condizione interiore vissuta dall'uomo, posto di fronte all'infinitamente grande e all'infinitamente forte. In ogni caso, è prerogativa della musica quella di esprimere sensazioni che sono impossibili da spiegare. La lezione che possiamo imparare da Dante è quella di usufruire dell'arte, e in particolar modo della musica, in modo corretto come risorsa per migliorare noi stessi. Dopotutto, come afferma Friedrich Nietzsche, senza musica la vita sarebbe un errore.